queste ore abbiamo continuato, no, a lavorare e a diffondere un po' quelle che sono le basi programmatiche che sono poi parte sostanziale del progetto, e quindi in queste ore, come sapevo, si è aggregata la lista di Sgarbi, che sta creando tanti consensi, e poi si è aggregato il Partito Repubblicano con la presenza dello storico presidente provinciale Arnaldo Gadola. Entrambe le liste hanno una logica, non devo spiegare ai nostri concittadini chi è il Partito Repubblicano, chi rappresenta, il partito della Malfa, Spadolini, radicato da sempre in tutto il paese, anche in Campania. Per quanto riguarda Vittorio Sgarbi, Sgarbi è un personaggio sicuramente molto dirompente, ma la base del ragionamento che ha fatto sì che Vittorio aderisse al nostro progetto è il rilancio della cultura e del turismo in città. Vittorio non si candiderà a Caserta, ma avrà i suoi candidati nella lista Rinascimento. E l'obiettivo, ripeto, è solo quello di contribuire, non a chiacchiere, ma nei fatti, a rilanciare i nostri documenti, i nostri monumenti, con le opportunità che dovremo saper cogliere, non solo del Recovery Fund del quale tutti parlano, ma anche le opportunità rappresentate ad esempio dai distretti turistici regionali. Noi riteniamo che un personaggio di spicco come Vittorio Sgarbi, competente per quanto riguarda i settori della cultura e della valorizzazione dei monumenti, possa rappresentare un valore aggiunto per la città. Questo è lo spirito dell'accordo che abbiamo fatto, che tra l'altro non è un accordo elettorale, ma è un accordo di prospettiva. Vittorio Sgarbi credo che andrà utilizzato per quello che è, cioè esperto di monumenti, di storia dell'arte. Parlare di assessorati diventa veramente prematuro. Sicuramente sfrutteremo le competenze di Vittorio Sgarbi, i suoi rapporti con i ministeri, dove Vittorio è stato presente in amministrazione, ha portato dei risultati. Lasciamo perdere il Vittorio Sgarbi mediatico, quello che vediamo per televisione. A me interessa il Vittorio Sgarbi esperto d'arte, critico d'arte. Non ho la più pallida idea di che ruolo potrà avere nel tempo. Non credo assessore, ma credo nostro riferimento nella valorizzazione dei nostri siti. È un male per la città che siano slittate queste elezioni, perché la città è mal amministrata. Ieri c'è stato l'ennesimo cambio in giunta, oramai la nostra amministrazione è diventata terra di conquista, quindi abbiamo una professionista che io non conosco, che è piovuta dal cielo, probabilmente frutto di un accordo politico, che in qualche modo farà parte della giunta dell'amministrazione in carica, che è una delle giunte meno conosciute, direi più sconosciute, della storia della nostra città. Oggi è una giornata di pioggia, Caserta come sempre è allagata, ci sono buche che stanno rinascendo in queste ore, quindi vuol dire che i lavori fatti anche ultimamente sono stati fatti male. Quindi il rinvio a ottobre non crea nessun problema agli amici che vogliono il cambiamento e che si candideranno con me alle forze
politiche che si candideranno con me, ma credo che il rinvio delle elezioni, seppur necessario, perché oggi il problema vero è il Covid, però è un grosso danno per la città. Io penso che più siano i competitor, più si possa creare un dibattito, mi auguro, positivo per il rilancio della città. Io spero che si ragioni di temi di sviluppo, di piano urbanistico, di turismo, di cultura. Mi auguro che ci siano meno polemiche, che innegabilmente in queste ore ci sono. E non so, io rispetto tutti i candidati, quindi non è una battaglia fra me e il sindaco uscente. Poco mi interessa questo. Mi auguro che sia una battaglia vera, una battaglia in qualche modo leale, e rispetto a tutti i candidati sindaci, sento dei nomi, oggi siamo in campo io, Marino, la Di Costanzo, Raffaele Giovine, insomma Ciro Guerriero, speriamo che ce ne siano altri, ma soprattutto mi auguro che ci siano tanti candidati consiglieri di qualità, perché poi questa città per essere amministrata bene ha bisogno di persone per bene e competenti che seguano le indicazioni del sindaco e che siedano nei banchi della maggioranza e dell'opposizione, non solo perché tra virgolette hanno i voti, ma perché nella loro storia professionale, nella loro storia di vita hanno dimostrato di essere bravi e preparati. Il Comune di Caserta è la più grande azienda della provincia di Caserta e per essere gestita bene ha bisogno di persone competenti e preparate, per cui più siamo i candidati sindaci più vuol dire che c'è volontà di cambiamento, per cui ritengo che partiamo tutti quanti dallo stesso punto, dalla stessa linea di partenza. Non c'è chi è più avvantaggiato e chi è più svantaggiato, c'è un dato di fatto che è quello di vedere una città disastrata, distrutta sia da un punto di vista culturale, sia morale che economico. Io sono sceso in campo perché coinvolto da centinaia di amici che sono contro questa amministrazione. Allora, io più che parlare di partiti e di coalizioni, io affronterei il ragionamento partendo dalla necessità del cambiamento. La mia figura politica professionale è nota in città, i nostri concittadini sanno chi sono, mi vedono tutti i giorni in mezzo alla strada, lavorare, correre, discutere. Io ho un unico obiettivo, che è quello di battere questa amministrazione e di sostituirla, al di là della mia figura, con persone competenti che io farò il possibile affinché vengano elette. Io voglio essere il sindaco di tutti, e mi interessano poco le coalizioni. Ho una storia politica che è chiaramente di centrodestra, ho sempre governato però con tutte le forze politiche, anche perché i problemi della città non hanno una colorazione politica di sinistra o di destra, sono problemi e vanno risolti. Quindi non mi appartiene la differenziazione politico-partitica, che forse può interessare a chi vive la politica romana. A me interessa aggregare quante più possibili persone per bene nel mio progetto, che è un progetto civico ma aperto a tutte le forze politiche di buona volontà. Io potrei dire che io ho fatto bene il sindaco, Marino l'ha fatto male, però non ha nessun senso. Ma ognuno di noi ha il suo carattere. Io probabilmente
Sono una persona che vive le sue giornate nel coinvolgimento più assoluto dei propri cittadini. Forse Marino da questo punto di vista è più schivo. In verità ultimamente mi attacca spesso, mi dicono i miei amici. No, francamente non, le differenze non sta a me metterle in evidenza, anche perché io considero i miei competitor politici come avversari, ovviamente non come nemici, e li rispetto nonostante gli attacchi che io abbia subito negli anni anche da Marino. Sono sicuramente un po' perplesso da quello che ho letto negli ultimi giorni da parte di qualche competitor. Il problema non è tanto e solo il proprio carattere, che poi tra l'altro nel mio caso, ma come nel caso del sindaco in carica, è ben noto e conosciuto. Il tema è quello della impostazione amministrativa che si vuole dare al prossimo governo cittadino. Allora, non posso parlare per il sindaco Marino, ma posso dire che io metterò in campo il massimo impegno nel coinvolgere la città. Io, se devo dare una colpa a questa amministrazione, è quella di aver lavorato nel chiuso delle stanze del palazzo. Ecco, io posso dire che se sarò sindaco farò esattamente il contrario. A me non piace questa città che è spenta da un punto di vista culturale, associazionistico, non questa città che non sa cogliere le grandi opportunità che la bella gente di Caserta in qualche modo è in grado di esprimere. Quindi io metterò in campo quello che è il mio modo di fare, il mio modo di vivere, quindi che si sostanzia poi nell'essere tra la gente, nel saper ascoltare. Io non sono uno che pontifica, sono uno che sicuramente alla fine deve fare sintesi, deve decidere, ma la capacità di ascolto credo che mi sia stata sempre riconosciuta. Probabilmente se qualche guaio ho avuto, l'ho avuto forse perché ascoltavo troppe persone, parlavo con troppe persone, però ecco, questo è il mio modo di essere, e la mia amministrazione sarà l'amministrazione di una cittadinanza che io coinvolgerò in modo estremamente attivo. L'amministrazione in carica è un'amministrazione estremamente chiusa, probabilmente forse rispecchia un po' il carattere del sindaco. Un dato è che però, voglio dire, io non devo stare lì a giudicare, ci mancherebbe, un dato è certo: i consiglieri comunali di Caserta poche persone li conoscono e nessuno conosce gli assessori. Ecco, questo con la mia amministrazione non accadrà. Noi ci dovremmo presentare alla città come squadra, e io, come mia abitudine, delegherò moltissimo, perché l'uomo solo al comando della corsa è uno schema che non funziona, e non funziona soprattutto in una città complicata come quella di Caserta.